Io insegno all'Università del Piemonte Orientale, sono professore ordinario di scienza della politica e di sistemi politici comparati. Lei conosce il movimento notaro? Sì, lo conosco bene e l'ho anche studiato, ho fatto alcune pubblicazioni sul tema. Si ricorda di aver partecipato a qualche iniziativa del movimento notaro? Beh, io l'ho seguito dal 2005 con costanza, sia perché mi interessava dal punto di vista dei miei studi, sia perché ne condividevo molte posizioni. Io personalmente e molti come me ritenevamo che fosse improbabile l'intervento, perché ritenevo che difficilmente i pubblici poteri fossero così improvvidi da immaginare un intervento frontale nei confronti di tante persone. Previsione che poi si è rivelata infondata, purtroppo. E devo aggiungere che non vidi nessun atteggiamento bellicoso nel corso della notte da parte di nessuno. Tuttavia ci si preparava ad una resistenza passiva, secondo le tecniche non violente. Ovvero non muoversi, non compiere gesti aggressivi, offensivi, controllare che nessuno compisse e segnalare il fatto che comunque c'era una popolazione che non concordava con quel progetto e con quel tipo di intervento. Allora, lei prima ha detto che per quella che era la costruzione, non la presenza certa, cosa immaginava lei, non si aspettava che ci sarebbe stato un intervento per la mattina successiva da parte delle forze di morte. Se non sbaglio, prima ha detto che uno pensava fosse improvviso da parte dei pubblici poteri. Allora io le chiedo, siccome un tribunale più che le sensazioni e le impressioni dà un impatto, e visto anche le sue competenze professionali, ci ha detto che lei è docente di scienza della politica e di sistemi politici comparati. Ecco, allora io vorrei che lei ci elencasse i fatti che lei ha apprezzato, valorizzato in quella notte, che l'hanno portato a ritenere, dal suo punto di vista, che fosse improvvido questo un eventuale intervento da parte del pubblico. Quali fare i fatti sono l'alto numero di presenti, molte centinaia, non qualche decina, ma molte centinaia. La composizione delle persone che erano presenti, come dicevo prima, tutte le età, molte le persone anziane, molte le donne, non era certo la composizione di un esercito bellicoso e soprattutto era una composizione che di fronte a un attacco frontale avrebbe potuto subire danni fisici gravi. Terzo elemento, l'atteggiamento. Era un atteggiamento, come dire, molto pacato, con un clima comunitario, convivialità. Non era un esercito che si preparava alla guerra. Era una popolazione che trascorreva una notte difendendo e affermando la propria opposizione a un progetto che considerava distruttivo per la propria terra. Per quanto mi riguarda, erano anche persone che si opponevano allo sperpero di pubblico denaro, e questo è una delle ragioni che mi aveva portato lì. Si parlava anche, quindi soprattutto bene, anche sul tipo, chiamiamolo, di ideologia, di idea che stava alla base delle persone che quella notte si trovavano lì. Cioè, faccio un esempio. Non ho capito il senso della domanda. Sì, ma il fatto che quella notte lì non ci fossero
delle persone che difendevano magari una roccaforte di tipo Scampia in mano a un antistato come la Camorra. Questo, no, voglio dire, il fatto che ci può, lei prima ci ha spiegato il motivo per cui lei ha... C'è i fatti del processo? Sì, sto provando. Lei ci ha spiegato il motivo per cui dove lei è andato, ci ha spiegato perché condivideva, almeno parzialmente, con massima parte, l'ideologia del Movimento Rotario. Le chiedo, quando lei ritiene che non si sarebbe aspettato un intervento da parte delle forze dell'ordine, lei ci ha spiegato queste tre ragioni, chiedo se una quarta ragione può essere anche proprio per il tipo di ideologia che portavano avanti, il tipo di idee che portava avanti le persone che quella notte si trovavano alla Maddalena. Allora, sì. Una domanda sul gestivo. Ma il gestivo a parte? C'è una risposta alla domanda. No, posso rispondere? È il collegio che darà. Sì, ma il collegio è un collegio. No, posso dire, se mi è permesso, posso dire che non ho rilevato la presenza di una ideologia unica e condivisa, ma in presenza di molte idee politiche anche molto diverse, un comune sentire orientato a questi due elementi che indicavo prima, cioè la volontà di difendere un luogo che consideravano proprio e non giusto devastare, e dall'altra parte il rifiuto di uno inutile sperpero di denaro pubblico. I due elementi erano fortemente legati. Quanto questo possa influire sui decisori pubblici, per la mia esperienza di studioso, credo che possa influire molto poco. La ragione per cui lo ritenevo improvvido è che, anche ragionando nel modo più cinico, se lo sgombero fosse stato tentato 5 giorni dopo, forse si sarebbero trovati davanti qualche decina di persone, e la lacerazione sociale che questo produce sarebbe stata molto minore. Quell'attacco significava gettare benzina sul fuoco in una situazione già molto delicata. Io credo che un decisore pubblico dovrebbe agire secondo responsabilità. Vidi per un breve periodo di tempo, mi pare intorno alle 7, tra le 7 e le 7.30, quello che avveniva sul lato dello svincolo dell'autostrada, dove c'era un mezzo con una tenaglia che tagliava le barriere che erano state rette, e nei confronti del quale l'unicazione era un lancio di vernice che io vidi. Io poi alle 10.30 avevo gli esami alla mia università e quindi dovevo allontanarmi, quindi mi spostai verso la centrale per andare via e fui bloccato lì però dall'intervento delle forze di polizia contro il cancello che sbarrava la strada. Mi fermai su una balsa in alto e vidi tutto quello che avveniva, vedi la ruspa gialla che... Scusa, solo per precisione, quando lei arrivò, qual era la situazione al cancello? Il cancello era naturalmente chiuso, dietro il cancello c'erano alcune decine di persone in atteggiamento passivo, ferme. Di fronte c'era un grosso schieramento di polizie e di carabinieri con una grossa ruspa arancione, gialla, e altri mezzi da imprese vile che avanzavano verso la barricata. Di fianco c'era un gruppo di un centinaio di persone della valle che assistevano e gridavano
gridavano all'indirizzo dei mezzi mafia, mafia. E ho assistito all'avanzamento della ruspa, all'attacco della ruspa nei confronti dello sbarramento che ha ceduto dopo pochi minuti. Le persone che stavano dietro non ho visto né lanci di pietre né azioni violente, si sono spostate, sono stati lanciati anche dei molti lacrimogeni nella direzione dello sbarramento. I manifestanti collocati dietro il cancello, ne ha detto alcune centinaia? No, c'erano alcune decine dietro il cancello che sono arretrati man mano che la ruspa sfondava il cancello, e poi ce n'erano un centinaio di lato invece, rispetto a me, sulla parte sinistra della strada. Popolazione non provenivano dai manifestanti che avevano passato la notte e che guardavano e ogni tanto gridavano mafia, mafia all'indirizzo delle ditte, dei mezzi delle ditte che operavano. E dopo il lancio dei lacrimogeni, cosa hanno fatto? Dopo il lancio dei lacrimogeni si sono dispersi. Io ho partecipato anche alla manifestazione del 3 luglio. Ci vuole dire il percorso che ha fatto? Sì, sono partito da Exil, ho seguito il percorso del corteo. Anche io per verbale con l'Italia. Ero con un gruppo di amici, anche in quel caso c'era anche mio figlio che ha 21 anni e devo dire ho partecipato a quella manifestazione anche sull'onda della indignazione per l'intervento del 27 mattina, perché come ho detto prima lo ritenevo un atto di ottusità politica da parte dei decisori pubblici. Ho seguito il corso del corteo e l'ho concluso all'altezza della centrale. Quindi ha sempre fatto il corteo sulla strada, diciamo? No, c'è stata una piccola deviazione verso l'alto, a un certo punto, verso la frazione Ramazzichiana. E sempre con questo gruppo siamo poi faticosamente discesi, perché le vie erano bloccate dalle forze di polizia, e ci siamo ritrovati poi alla centrale. Ecco, e alla centrale qual era la situazione che lei ha potuto osservare? Un fittissimo lancio di lacrimogeni. Lei dove era? Era sulla strada? Dove era? Io sono arrivato sulla strada. Oggi ho svoltato sulla destra sul ponticello e mi sono fermato nel prato che c'è immediatamente dopo il ponticello verso Chiomonte, e lì mi sono preso una nube fittissima di gas. Ne ho visto anche un candelotto e l'ho fotografato, su cui c'era la scritta CS. Candelotto era in... È esploso. Che però, materiale? Prego? Che materiale era? Era metallo? Di metallo, ma c'era di metallo, sì. Quindi c'era solo una scritta CS? Sì. Lei ha riferito di aver scattato una fotografia di un candelotto. Il 3 luglio. Questa fotografia lei ce la consegue oggi? No, però posso fornirla se viene ritenuta secondo me. Sì. Mi viene ritenuto utile, quindi preannuncio al collegio che alla prossima udienza produrremo la fotografia, adesso a fine della sua testimonianza prendo contatto con lei per poterla acquisire in modi rituali. Posso aggiungere che l'ho fotografata perché mi ha colpito la scritta CS, perché mi risultava che fosse un prodotto chimico messo al bando dagli scenari di guerra, e mi stupiva che fosse usato in uno scenario di pace. Lei arrivava alla centrale, quindi mentre stava svoltando verso il ponticello, ha assistito a qualcosa di particolare? C'era già un lancio di lacrimogeni?
in corso un fittissimo lancio di lacrimogene che è durato ancora a lungo dopo che io sono arrivato lì, finché con questo gruppo di amici abbiamo deciso di allontanarci perché l'aria era irrespirabile, si incominciava a stare veramente male. Ecco, quindi lei ha potuto apprezzare anche proprio il lancio, le modalità di lancio dei lacrimogeni. Sì, era preoccupante perché avevano un'inclinazione bassissima e in qualche caso apparivano anche all'alzo zero. Ho capito. La composizione della manifestazione, mentre lei stava arrivando verso il cancello della centrale, svoltando sul ponticello, sul ponte, qual era? Cioè, erano tutti giovani, meno giovani, misti? Era la solita composizione di tutte le manifestazioni a cui ho assistito in questi anni, cioè una composizione articolata con molti gruppi familiari, nonni, padri, madri, figli, figlie. Naturalmente sulla strada, maggiormente nelle vicinanze dello sbarramento, era maggiore la concentrazione di ragazzi e ai lati era maggiore la concentrazione di anzianotti come me e come il gruppo che era con me. Ma era una composizione molto variegata. Ha visto anche delle azioni particolari o aggressive dei manifestanti verso le forze dell'ordine? Se intende con aggressive lanci di pietre o di oggetti contundenti, non ne ho viste in quel momento, nel momento in cui ero presente e con le difficoltà. Nonostante era in atto comunque il lancio di lacrimogeni. Era in atto il lancio di lacrimogeni, era stata legata una fune allo sbarramento. E qualche giovane la tirava, ma nulla di più. Ecco, per quello che si poteva percepire in quel momento, se lei ha sentito magari parlare di questa iniziativa che era in corso, era la finalità era invadere la zona retrostante o era altra? Sinceramente no. Come vi ho visto il rapporto di forze in quel luogo specifico, mi sembrava impossibile un'invasione, essendo molto sproporzionato il rapporto di forze ed essendo molto fitto il lancio di lacrimogeni, oltre alla concentrazione di forze di contrasto che stavano dietro lo sparamento. Senta, visto che era in atto questa azione nei confronti delle cose del cancello, i lacrimogeni in quel momento erano indirizzati unicamente verso questi soggetti, verso chi stava tirando il cancello? No, raggiungevano tutte le persone che stavano nell'area, nel raggio di molte decine di metri, raggiungevano anche il tratto nel quale c'eravamo noi e molte altre persone. Raggiungevano, lei intende, il gas, gli effetti o fisicamente i candelotti? Anche il candelotto, certo. Anche i candelotti, okay. Lei ha visto degli effetti particolari? Ha visto se c'era gente che stava male? Sì, certo, gente che stava male, ne ho visto parecchia, con atti di vomito, difficoltà respiratorie, io stesso non stavo certo bene. Capito. Senta, lei o le persone che erano con lei avete lanciato delle pietre? Avete detto assolutamente. Né noi né ho visto in quel momento altri che lo facessero, anche perché le truppe di contrasto erano parecchie decine di metri al di là dello sbarramento, non sarebbero state raggiungibili. Ah, ho capito, cioè lei dice c'era parecchia distanza, tanto che se lei avesse tirato qualcosa... No, io... Ma se lei avesse... Sono del tutto incapace di... probabilmente il mio lancio sarebbe ridicolo, ma anche un abile lanciatore del peso avrebbe avuto difficoltà a raggiungere la cioè, perché era lontano. Certo. Quindi era soltanto una precisazione a quanto lei ha già riferito prima. Lei ha detto di aver studiato il movimento Notav dal 2005. Parte delle sue risposte forse contengono già l'indicazione alla domanda che le pongo. Quali sono le ragioni per cui si è approcciato allo studio del movimento Notav? Composizione.
questione, non è un fatto, è una sua scelta personale rispettabilissima che non credo riguardi questo processo. Sì. Ma credo che per esempio possa riguardare le motivazioni a partire delle persone. No, ma scusi, ma sta così... facendo le domande. Sì, ma siccome siamo noi che difendiamo la stessa persona, siccome noi difendiamo soggetti che sono accusati di violenza e resistenza pubblica ufficiale il 27 giugno, cioè per aver resistito allo sgombro della Maddalena, credo che sia utile sapere perché della gente è andata su quel cucuzzolo a resistere. Anche evidentemente, anche come dice l'accusa, contro la forza pubblica. Quindi queste domande mi sembra che siano utili perché servono a spiegare, a portare informazioni prima di tutto al tribunale su chi erano quelle persone, quel reclutamento di persone che quella mattina si trovava. Possiamo chiedere ai presidenti che erano presenti sul cucuzzolo. Presidente, aggiungo soltanto che credo che sia importante la valutazione del professor Ravelli anche ai fini non soltanto del fatto in sé, ma poi anche in termini di qualificazione sotto i profili delle eventuali circostanze. E quindi insisto per poter porre la domanda. Il professore ha un test e quindi non può riportare valutazioni. Non è una valutazione, sono le ragioni di fatto per cui ha studiato il movimento notato. Non è ammessa? Dottoressa, non ho capito, scusi. Non è ammessa, grazie. In qualità di politologo ci ha riferito diverso di altri movimento notato e anche riferito di questo comune sentire. L'interesse di questa difesa è una sua indicazione sul, riferita appunto ai suoi studi fattuali sul movimento notaro, sulla diffusione di questo comune sentire, sulla diffusione sul territorio del movimento notaro. Signor Presidente, è una domanda molto secca e veloce, è una domanda che fa riferimento, come già ha indicato la collega Colletta, alla poi in riferimento poi alla futura discussione, per cui è interesse di questa difesa, immagino anche del collegio stesso, sapere quanto è diffuso, secondo i dati che ha citato il professor Ravelli, quanto è diffuso il movimento notato sul territorio. Beh, posso dire, visto che mi ha chiamato in causa come cultore di una disciplina della scienza politica, che il movimento notav è oggetto di studio in tutto il mondo ormai, perché è sicuramente un grande fatto che riguarda la democrazia contemporanea, le sue forme, le forme della rappresentanza, le forme della partecipazione, il grado di ascolto, di non ascolto delle popolazioni. Quindi abbiamo una quantità di studi a livello internazionale sul movimento notato in Val di Susa molto cospicuo e questo mi pare di per sé rilevante. Per quanto riguarda il caso specifico del radicamento, è generalmente considerato una forma di cultura civica, di cui si possono discutere le ragioni, le modalità e così via, ma è indubbio che questo movimento esprime una domanda molto diffusa di ascolto e di partecipazione di una popolazione rispetto al potere centrale, rispetto ai livelli decisionali europei. Questo è la problematica. Quanto alla diffusione, io credo che tutti gli studi siano unanime nel ritenere che non è fatto da ristrette avanguardie, è un movimento transgenerazionale, fatto molto importante, ma il carattere transgenerazionale è radicato nei luoghi, si muove per gruppi di paese, per reti locali molto ampie, ogni volta che indice una mobilitazione ottiene una partecipazione molto ampia, questo mi pare
è stato rilevato che questo movimento è una comunità, o è stato rilevato che è una comunità? E sicuramente ha un carattere di comunità, non solo perché si propone di difendere quello che considero un bene comune, ma anche perché mobilita un arco di soggetti molto ampio, molto articolato e produce una diffusa ricostruzione di relazioni sociali. Se voi analizzate gli studi antropologici, sono in corso ricerche antropologiche sul movimento Notav, scoprirete che l'effetto di riproduzione di relazioni in un contesto sociale complessivo di atomizzazione invece di individualismo è uno dei tratti che colpiscono di più nell'esperienza Notav. Lei ha detto di non aver mai visto né durante la mattinata del 27 né durante la giornata del 3 alcun lancio di sassi da parte dei manifestanti? La giornata, la mattina del 27, la mia osservazione è avvenuta in una fascia oraria molto precisa, l'abbiamo indicato in un luogo molto preciso. Che la centrale, lì non ho visto nessun lancio di sassi assolutamente, ho fatto una ventina di fotografie e non ho assistito a nessun lancio di sassi. Per quanto riguarda la giornata del 3, io ho assistito a momenti, definiamoli caldi, solo nella località che ho indicato prima, cioè davanti alla centrale e osservando i fatti dal prato laterale, e nemmeno in quell'occasione, come ho detto, ho visto lanci di sassi, anche perché non erano a tiro o visibili l'eventuale obiettivo di questo lancio. Io non voglio una valutazione se il lancio fosse stato... Non l'ho visto. Non li ha visti o li esclude proprio? No, non li ho visti, come faccio a escludere le altre pazienti? Chiedo una cosa. Prego. Ho fatto supposizioni prima, chiedevo se questa era una supposizione o non ha visto. Grazie. Io parlo di quello che ho visto. Avvocato Bertolino. Senta, ma lei ha visto dei feriti quel giorno? Anzi, i due giorni in cui ha assistito agli scontri. Feriti intende persone sanguinanti con... Ho visto molta gente stare male il giorno 3 per effetto del lancio di gas. Nel luogo in cui ero presente non ho visto contusi o persone con ferite. E ha visto forze dell'ordine con problemi di deambulazione? Che significa, scusi? Se ha visto soggetti appartenenti alle forze dell'ordine che avessero dei problemi, venissero sostenuti dai colleghi? Nel luogo dove ero io no. Stavano però, ripeto, io ero in un luogo molto preciso e in un momento molto determinato. Non ho visto altri momenti di scontro in quel panorama molto articolato che era quello del 3 luglio. Vabbè. Di fronte alla centrale non ho visto feriti né da una parte né dall'altra, ho visto molte persone, anche ai margini della manifestazione, con difficoltà respiratorie o con conati di vomito per effetto dei gas. Però pure dello Stato, lei ha riferito dei suoi studi sul movimento notardo. Nell'ambito dei suoi studi ha avuto occasione di occuparsi anche di frange violente che sono incontrate nell'ambito del movimento e hanno praticato forme di protesta violenta? No, io non mi occupo di studi sulle organizzazioni politiche, mi occupo di movimenti sociali o di culture politiche. C'è un ramo specifico che si occupa delle forme dell'organizzazione, ma no. Nell'ambito del suo studio. A quanto mi risulta non esistono studi scientifici su questo tipo di
anni in rapporto al movimento NOTAM, non esisto per ora. Esistono rapporti dei servizi di sicurezza, esistono rapporti di polizia, ma non esistono studi scientifici su esperienze organizzative. Se poi me ne segnalate sono ben felice. Ma io ho detto di averne fatti. Lei ha detto di averne fatti qui, ha detto di aver studiato. No, mi sono occupato delle culture politiche e della dimensione sociale del fenomeno. E in questo contesto non ha mai avuto sentore della presenza di gruppi che praticano forme di contrasto violento alla costruzione dell'opera? No, certo, la cronaca ne ha avuto sentore sicuramente. Direi che io mi porrei la domanda per una serie di motivi. Innanzitutto perché è in controesame e non mi pare assolutamente che sia oggetto della capitolazione né in qualche modo faccia riferimento alle domande formulate. Poi mi pare che il professore abbia già risposto, nel senso che abbiamo chiesto un approfondimento sia in relazione agli studi effettuati dal professore, mi pare che abbia una risposta. Mi pare che abbia anche risposto all'avvocato della parte civile dicendo che i suoi studi si occupano di un'altra materia, ragione per cui mi pare assolutamente inammissibile questa domanda. Grazie. No, non ho nessun problema a rispondere. I miei studi riguardano gli aspetti socio-culturali e politici del rapporto tra popolazione e democrazia. L'esistenza di forme di azione organizzata, clandestina, non, come dire, sono frutto di notizie di cronaca, non ho visto finora come dire, evidenze empiriche sull'esistenza di organizzazioni clandestine direttamente legate al movimento NOTAM. Se mi viene segnalato un qualche studio, ripeto, sono ben contento di prenderlo in considerazione. Ripeto, ho visto rapporti di polizia che ipotizzano questo, ma sono ipotesi, non ho visto nemmeno sentenze che stabiliscano un rapporto diretto tra forme organizzate, illegali e il movimento notato. Per cui io mi attengo alle evidenze empiriche e agli studi scientifici. Gli studi scientifici che lei ha fatto o che lei ha avuto modo di approfondire hanno reso conto del fatto anche che soggetti che non appartengono né territorialmente né diciamo anagraficamente alla Val di Susa abbiano ma di altre regioni, anche addirittura di altre regioni d'Italia, anche di altri stati, abbiano preso parte all'attività del movimento, alle manifestazioni. Ma indubbiamente non è un movimento autarchico che si chiude all'interno della Valle di Susa. In alcune occasioni indubbiamente hanno partecipato una miriade di realtà politiche esterne alla valle. Non so se esistono dei rapporti diretti tra queste e il movimento NOTAV, non so quali siano stati i comportamenti specifici di ognuna di queste eventuali formazioni. Non so. Per tornare ai fatti del 27 luglio e del 3 luglio, in quell'occasione lei ha avuto modo di vedere personaggi che portavano maschera di gas, che portavano caschi da motociclista. No, ho visto un'infinità di persone che avevano forme di protezione, essendo se l'avessi avuto anch'io qualche strumento per farmi il gas l'avrei usato sicuramente. Il caschi da motociclista, caschi integrali, indossati. Sì, ho visto, certo. Volti travisati. Ho visto persone che avevano caschi, certo. Così come ho visto persone che avevano forme di protezione. Bastoni. No, bastoni. Non ho visto. Va bene, nessun altro. Buongiorno, avvocato Danilo, vedete se non c'era. Solo
scusate, in riferimento alle domande che adesso faceva la parte civile in rappresentanza del Ministero. Ecco, io le chiedo, lei è della Val di Susa? No, io sono lì, sono nato a Cuneo e abito a Moncalieri, come ho detto prima, ho molti amici e amicizie precedenti ovviamente alla nascita del movimento notario in Val di Susa, ho molte persone che stimo molto, che sono impegnate fin dalle origini del movimento, ma io non sono della Val di Susa. Lei indubbiamente appartiene a quella che può essere, dico, una cerchia di intellettuali, diciamo così. Lei conosce altri intellettuali. È una categoria che gode di poca buona stampa in questo momento. Ecco, dicevo, se ne conosce altri, ma era giusto per semplificare, per intenderci, altri docenti universitari, altri, certo, che non siano della Val di Susa e che abbiano partecipato a fasi di studio o anche a manifestazioni. Certo, assolutamente. Marco Aime è uno dei nostri migliori etnoantropologi e sta studiando la Val di Susa senza essere della Val di Susa. Ecco, possiamo dire che sono nell'ordine di decine, centinaia, non so. Molto. È un certo gruppo di persone, più di una decina sicuramente. Possiamo considerarli degli infiltrati in istanze che non appartengono al loro territorio? Va bene. No, però come dire, grazie. Sono come me. Sì, buongiorno. Buongiorno, direttore di Pesce Pistoletti, Nazarai e Mattoio. Lei, professore, ha riferito in particolare per la giornata del 27 giugno di trovarsi su una balsa sul letto di presidio cancelliere del centrale, in particolare di aver visto ed udito la gente presente che urlava mafia mafia, in particolare in direzione, mi sembra di aver capito, della ruspa dei mezzi di cantiere che stavano per abbattere, se ci c'erano da abbattere a cantiere, mi conferma questa circostanza? Sì, che mi colpì molto. Mi colpì molto perché rovesciava esattamente l'immagine che si ascoltava quasi in quel momento offerta dall'allora ministro dell'interno Maroni, che doveva essere colui che aveva deciso l'operazione, il quale diceva: qui si confrontano due mondi, da una parte l'illegalità organizzata, dalla parte le forze della legalità. E quelle frasi rovesciavano esattamente questa immagine. Infatti io poi ho chiesto a molti: ma perché gridavate, cosa c'entra la mafia? Mi dissero che si riferivano alle vicende giudiziarie di alcune famiglie, di alcuni titolari delle ditte che erano impegnate. Questo mi dissero gli abitanti, le persone che si erano espresse in questi termini. A me aveva colpito molto. Perfetto, la ringrazio, era proprio quello che volevo sentire dire. Infatti a questo riguardo io produco, il documento che si tratta, denominato informativa relativa alle ulteriori indagini sull'organizzazione criminale denominata Andrangheta, con particolare riferimento alla sua presenza nel tessuto territoriale del Canavese e all'attività imprenditoriale di Vieria Giovanni, spadente del locale di Cuorio in Torino, per i quali sono indagati, eccetera, eccetera, il numero 4 di Vieria Giovanni, il numero 8 di Scondo Agostino. La cosa interessante di questa informativa della Legione Carabiniere Piemonte Valle d'Aosta, Comando Provinciale di Torino, nel parte operativo nucleo investigativo, datata 19 dicembre 2011, io annuncio che la produco in estratto perché ci sono più di 600 pagine, mi sembrava un utile spreco di carta, la produrrò poi integralmente in formato digitale. Si conclude che l'acquisizione della qualità di socio occulto a parte di Ieri Giovanni della Fintech Lavori vi sono stati indotti dai rapporti di Ieri Giovanni con la Vital Coge e la Martina e la Bresciano Svalbard. Nonché alla pagina 602 di questa informativa si conclude, quadro informativo riguardo alla Italcoge S.p.A., tra i lavori della Italcoge si ricorda la commessa aggiudicata dall'LTF di Unione Ferroviaria per la realizzazione in atti con Martina S.R.L. della recinzione del cantiere di Piemonte pertinente ai carotaggi per la cosiddetta linea d'alto di Unione. Estremamente rilevante
al fine dell'inquadramento della società emerge dall'analisi delle tabelle e il risultato che nel mese di settembre 2006, fino al mese di marzo 2007, è stato assunto alle dipendenze di Iaria Bruno Antonio, no? Capo del locale di Cornier. Iaria è stato detenuto sino al 2 agosto 2006 nella casa circondariale di Fresca, citato subito al processo. Presidente, opposizione alla lettura di un atto che non può entrare in questo fascicolo perché è una informativa dei carabinieri. Allora, o si citano i carabinieri che hanno fatto l'informativa, o l'informativa non entra in questo tipo di procedimento. Allora, innanzitutto che non possa entrare in questo procedimento, lo dice il PM, bisogna sentire cosa dice il collegio. È un documento. Questo non è un documento. È un'informativa dei carabinieri. E non è un documento, quindi. No, non è un documento, perché i carabinieri vanno sentiti come persone informate sui fatti dal 1989, che così. Va benissimo. Allora io chiedo la produzione di questo documento. Lo adesso lo esibisco al collegio, il collegio lo vedrà e deciderà cosa vuol fare di questo documento. Bisogna sentire le parti. Dopodiché, se per caso il collegio deciderà di non acquisire la documentazione, fare istanza ex articolo 507 CPP di sentire il, già adesso, tenente colonnello Domenico Mascoli, comandante del gruppo investigativo di Carabinieri del Piemonte, che ci spiegherà per quale motivo è stata fatta questa informativa, che cosa ha individuato e quindi tutto ciò che c'è contenuto all'interno. Mi sembra, devo dirlo dal punto di vista sul piano dell'economia processuale, uno spreco inutile di forza, visto che qui c'è scritto tutto e lo potete leggere e acquisire ciò che importa, perché mi sembra estremamente rilevante, perché c'è una corrispondenza perfetta tra quanto viene scritto qui e ciò che sei mesi prima veniva detto in occasione della manifestazione. Quindi io comunque mi avvicino per far vedere al collegio il documento. Di leva ovviamente ai fini delle condotte scritte dai deputati, perché ad esempio in senso del 62 CP c'è una attenuante importante per diverse motivazioni che qui possono essere spiegate. Preciso che se verrà messa la produzione le pagine prodotte dell'estratto sono su cartaceo da 1 a 8, da 504 a 509, da 520 a 522, da 586 a 604. Ricordo inoltre che tal codice, o meglio il fallimento di tal codice, è parte civile di questo processo. Che tavolo serve? Il Ministero si oppone alla posizione di quella che assolutamente una notizia di reato e i testi non può entrare così nel fascicolo del dibattimento, i testi dovevano essere indicati come testi, la notizia tra l'altro del 19 dicembre 2011, quindi non è una cosa appena depositata, appena accaduta. Economia processuale mi sembra fuori di luogo, perché a questo punto abbiamo potuto tranquillamente acquisire la notazione della Digos su questi fatti, invece abbiamo sentito e portato come testimoni tutti coloro che hanno fatto le annotazioni. E al di là dell'aspetto formale, per cui mi oppongo alla posizione di questa annotazione, c'è poi il merito. Non vedo che cosa interessi che sia relativo ai fatti di questo procedimento, che ricordo a me stessa sono esistenze e lesioni nei confronti delle forze dell'ordine impegnate nei giorni del 27 giugno del 3 giugno in Val di Susa, nell'eventuale presenza di infiltrazioni mafiose. Ho atteso che nell'ipotesi accusatoria, che è quella per cui gli imputati devono difendersi, non ci sono riferimenti a situazioni di andrangheta o mafia. Quindi io sono. Avvocato Bertolino si oppone alla produzione, Presidente, anche perché queste sono ipotesi investigative, tra l'altro non mi sembra neanche che siano prescociate in un campo di protezione relativamente a fatti di questo genere che coinvolgono l'Italcoge nell'ambito del procedimento Minotauro e di tutti gli strascichi successivi, per cui c'è opposizione. Opposizione anche da parte del vostro Stato per le stesse ragioni, che è rilevante per il rilevante del opposizione.
attenzione anche per quanto riguarda l'NTF e altre partecipazioni. Lo Stato favorisce la mafia. Che spettacolo. Tutti uniti con la mafia. Presidente, se posso, Avvocato Vitale, io mi associo alla richiesta di produzione dell'Avvocato Bertone. Credo che in questo processo assolutamente noi stiamo giudicando, poi sarebbe chiamati a giudicare dei fatti, e sono in particolare le contestazioni che si recano nel capo di imputazione. Credo che però se doveste arrivare a un'affermazione di penale responsabilità di alcuno degli imputati, sicuramente sarà importante capire i motivi per cui questi imputati erano alla Maddalena il 27 giugno, perché questi imputati in traduzio abbiano ritenuto di partecipare a una manifestazione con modalità che poi sarà compito vostro accertare. Tra i motivi sicuramente, e ce l'ha detto il test che abbiamo appena sentito in maniera assolutamente deflagrante, quello che si sentiva era mafia. Subito hanno detto ma c'è un pericolo di infiltrazioni, noi sappiamo, temiamo che ci siano delle infiltrazioni. Ora, perché queste non restino solamente delle ipotesi che ha fatto il testimone che abbiamo appena sentito, ma trovino un supporto in quello che ritengo comunque essere un documento, perché ritengo che questo sia anche un documento che possa essere acquisito proprio come documento e non come atto di indagine di un altro procedimento. A questo punto credo che sia fondamentale acquisirlo per capire il quadro in cui queste manifestazioni si sono svolte, il quadro in cui questi lavori sono stati effettuati. Poi per quanto riguarda la presenza in questo processo anche del fallimento di Dalcoge, a me sembra di estrema importanza capire, non discutiamo solo di lesioni o resistenza a pubblici ufficiali, ma ci sono anche altri capi di imputazione tra cui danneggiamenti. Evidentemente il fallimento di Dalcoge non ha interesse a costituirsi sui danni alle forze dell'ordine, ma forse si è costituito, ritengo, a memoria, proprio per i danni al materiale che era presente. E capire se colui il quale si è costituito in qualche modo possa essere sospettato di essere vicino all'organizzazione. Si è costituito il fallimento, non si è costituito. Chiedo scusa, il soggetto che l'avvocato Bertolino possa avere repliche, non mi sembra che l'avvocato Bertolino difende il fallimento di Dalcoge. Sì, difende io il fallimento di Dalcoge, sicuramente è un processuale. Va bene, difende il fallimento di Dalcoge, ma non credo che siano repliche. Penso. Se il collega mi vuole indicare l'articolo che consente la replica interrompendo un'altra persona, sono ben felice di imparare da lei. Ecco, credo quindi che il fallimento di Dalcoge, che bisogna, che si debba anche capire e comprendere ai fini della quantificazione di un eventuale danno, quale può essere stato effettivamente il danno, se questo danno sia effettivo, se ci siano dei dubbi sulla effettività dei lavori, sulla legittimità di questi lavori. Per cui mi associo alle richieste dell'avvocato Bertone. Solo una precisazione, visto che appunto questo materiale, mi associo ovviamente alle richieste, questa documentazione si riferisce all'azienda di Dalcoge oggi, e quindi i danni si riferivano a quando era ancora azienda, diciamo così, in vita. Oggi si è costituito un fallimento nel quale peraltro risulta che oggi il curatore si sia dimesso in quanto coinvolto in un procedimento giudiziario. L'urgenza giudiziaria che quindi ha coinvolto l'attuale curatore del fallimento di Dalcoge, nonché esponente anche delle forze dell'ordine, che è Rasco. Quindi questa è la situazione del fallimento di Dalcoge, credo che sia ancora più rilevante adesso con questo profilo. Pertanto si annotazione e quindi atto di alto procedimento. Quindi atto di alto procedimento penale, non essendo il consenso di tutte le parti all'acquisizione del soggetto documento, rigetta il Stato. È molto semplice, seguo i suoi studi dei suoi colleghi a proposito del movimento lottale, del movimento che si oppone alla costruzione della linea ferroviaria. Si è parlato anche del fatto che
in questo ambiente, nel cantiere, piuttosto che nella costruzione della linea ferroviaria, ci si lamenta anche del fatto che ci possano essere state delle infiltrazioni di natura mafiosa. Quindi a livello di sociologia, di sociologia della politica, mi pare che in questo... Posso dire per quanto riguarda la percezione del consenso che il movimento notavo tiene in Valle ma anche fuori, tra le ragioni di questo consenso è rilevato il fatto che è percepito come una forma di contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose di questo paese sono.